Cosa ci può dire sul rincaro dei carburanti? Ah, per me si stanno un po' marciando le compagnie petrolifere, secondo me. Poi viene, adesso passa tutto sotto come se è la guerra, colpa della guerra, però per me sono tutte scuse, secondo me. Dopo non lo so. Da dove prendete i carburanti? Beh, noi siamo costretti a prendere dalla nostra società. La nostra società ha un contratto con la ESSO e di conseguenza noi siamo obbligati a prenderlo lì. E quindi ha visto un aumento da un po' di tempo ad oggi? Sono stati degli aumenti, sì, però è una cosa che dopo che sì, che praticamente noi siamo costretti a fare i prezzi che ci dicono. Poi dopo non sappiamo per cosa o non ci possiamo fare domande, non possiamo tenere i prezzi bassi, perché comunque noi abbiamo una piccola percentuale. Perciò noi obbediamo, e noi benzinai obbediamo e basta. Prevede un ulteriore aumento? Io spero di no. Non è la guerra, ma è un sistema che vuole questo in questo momento. C'è stata una diminuzione della clientela? Sì, un po' sì. Comunque cerchi di risparmiare su quello che puoi. Se uno la domenica aveva l'abitudine di andare a fare un giro in macchina, magari dice stiamo a casa, andiamo al mare, prendiamo la bicicletta e risparmiamo lì. Quanto ha speso per fare il pieno oggi? Adesso ancora me lo dice, ma più o meno 20 euro per un pieno. Poi da quando ci sono stati gli aumenti la differenza si è sentita, perché sono 7-8 euro in più praticamente. E cosa fa di solito? E il gas, GPL, perché con la benzina, perché faccio anche benzina nel caso non ci fosse il gas, e quindi mi conviene fare gas, perché con 20 euro ho un pieno e posso fare 300 km più o meno, invece con 10 euro di benzina faccio pochissimo. Viaggia molto di solito? Sì, faccio avanti e indietro, sì, Cartocito, Fano, Pesaro, un giro parecchio, sì. A confronto di prima, sì, 16 euro prima, un pieno, 15 euro, 12, 13, ecco, poi siamo arrivati a 20, giustamente, 20. 28. Oh, ecco, benissimo, 10 euro in più. Pensa che aumenterà ancora? Sì, se non finisce la guerra, sì. È previsto un aumento, come ci dice lei. Per quando? Beh, l'aumento, come diceva anche altri del governo, se le accise, diciamo, no? Adesso che hanno tolto le accise, le hanno prolungate fino al 2 di agosto, se non sbaglio. E poi dopo, non so, vediamo, calcolando che così si arriverà a 2,60, anche 2,70. Però la motivazione principale qual è? È l'Europa. E tutta la burocrazia dell'Europa che ci stanno prendendo in giro, per dirla breve nei miei termini, perché tanto. Se lei vede il costo del greggio è uguale, è rimasto, se lei, io quel poco che guardo, e mettono i rincari, mettono tutte tasse dello Stato, tutto europeo, adesso non so bene bene, ma è quello. Se le fa caso da altre parti, sì, ci sono aumentate anche in Germania, però voglio dire, il grosso è da noi, l'Italia, noi siamo sempre avanti in tutto.